pianoforte, andremo a sentire due arie, Vincenzo Bellini, Vaga Luna, che in Argenti, e Gaetano Donizetti, di Tua beltate immagine.
Continua questa immersione nella bellezza, nella musica, e adesso andremo a sentire il richiamo sul palco, nuovamente Lorenzo Rossi al pianoforte, che andrà a esibirsi su due pezzi bellissimi, Claude Debussy e Jean-Joseph Nicolas Goemelijk, Trois Pistes pour piano.
Allora, nel ricordarvi intanto che il programma di sala di questa bellissima esperienza insieme lo potete seguire e vedere anche sull'home page del sito dell'Accademia Chigiana, chigiana.org, quindi andare a conoscere ancora meglio i nomi dei musicisti e i brani che sono stati eseguiti e che verranno eseguiti. Adesso io chiamerò sul palco Leonardo Ricci, violinista, allievo dell'Accademia Chigiana, e poi Leonardo Ricci sarà raggiunto sul palco dal pianoforte da Mattia Amato, allievo dell'Istituto Franci. Leonardo Ricci si esibirà in un brano di Jean-Sébastien Bach, Preludio, e poi insieme a Mattia Amato andranno per noi a suonare Pablo de Sarrazad nel brano Ziegoner Weisen. Thank you.
Adesso chiamo sul palco il trio di allievi del Siena Jazz University, Evita Polidoro alla batteria, Nicolò Masetto al contrabbasso e ancora Danilo Tarso al pianoforte. Loro sono dei giovani musicisti che già collaborano anche con l'Accademia Chigiana come maestri collaboratori al fianco del maestro David Krakauer. E eseguiranno una sonata, un'improvvisazione intorno a tre melodie celebri: Bella ci dormi, un canto tradizionale salentino, L'adagio dalla Patetica di Ludwig van Beethoven e Lonely Woman di Ornette Coleman.
Thank you.
Allora, ci stiamo avviando verso un bellissimo e gran finale dove andremo a sentire Bob Chilcott da Little Jazz Mass, Kyrie e Agnus Dei. Prima però di dare nuovamente voce alla musica, un ringraziamento, un saluto. Innanzitutto un ringraziamento virtuale alle 50 e un saluto alle 50 piazze e luoghi in Italia che come noi oggi hanno creduto nella musica, creduto nell'unione, creduto nel suonare insieme per lanciare un messaggio. Un saluto ovviamente all'Acri, che è promotrice di questa iniziativa Risuona Italia. E poi qua nella nostra città alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, rappresentata dal suo presidente, il dottor Carlo Rossi, che ricordo è anche presidente dell'Accademia Chigiana. Un saluto a tutto lo staff della Fondazione. E poi la musica, chi fa musica, chi crede nella musica e ne fa la sua ragione di vita e oggi ne ha fatto una ragione di condivisione. L'Accademia Musicale Chigiana, il Siena Jazz University, l'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, il Liceo Musicale Nea Silvio Piccolomini, il Siena Children Choir. Quindi un'eccellenza che attraversa tante esperienze e che fa grande la nostra città nel mondo grazie alla musica. Questo non dobbiamo mai scordarlo perché è un valore importante. Un grazie ovviamente a tutto lo staff del TGR nazionale, in particolare nel nostro caso del TGR Toscana. Stasera vedrete negli approfondimenti del TG degli spazi proprio dedicati a questi eventi. E poi tutti i media partner qua del territorio, Canale 3 Toscana, Siena TV, Ivo TV, i partner tecnici, MCM e Ivo. Una squadra, quindi tutti insieme abbiamo dato vita a questo momento dai tanti significati. E per salutarvi mi appello al grande Goethe, che diceva: è necessario unirsi non per stare solo uniti, ma per fare qualcosa insieme. E credo che oggi noi ne abbiamo avuto una bellissima testimonianza. Adesso la musica torna protagonista. Io chiamo sul palco Claudia Morelli e vi saluta.
Thank you.